Ciao, Rocky, ti disturbo forse? No, figurati. Ecco, non mi funziona più il telecomando. Se mi ricordo, quando sono venuto qui a chiederti in prestito il latte, c'erano delle pile nel frigorifero. Prendile pure. Grazie. Ah, vuoi che ti porti qualcosa, già che ci sono? No, grazie. Come va il lavoro? Non va. Ti sei forse arenato su un punto difficile? Magari fosse un punto difficile. È che non vado più avanti. Harry, quando è stata l'ultima volta che tu hai avuto un'idea originale? In che senso? Ritengo di non aver prodotto un'idea originale, un'idea veramente originale, da almeno 20 anni. Proprio così. È da 2 decenni che non faccio che scrivere storie riciclate. Non mi ricordo nemmeno quando ho avuto un'idea proprio mia. Sai, c'era un articolo su Reader Digest su come si deve scrivere. Diceva che il segreto è scrivere quello che uno sa. Beh, scrivere è l'unica cosa che so. Ci ho dedicato 30 anni. A fare una cosa per 30 anni ci si stufa. È naturale. Non pensi che sia ora di smettere? No. Non ancora. Prima devo scrivere una storia veramente originale. Alla tua storia, allora. Oh, grazie. Assolutamente vero. E invece sì, ti ho vista io. Buonasera. Non è una storia. Signor Bagno, le sta iniziando il suo programma. Pazzo, adesso di Rocky e Benny vi porterà a rivivere i film di nella fantastica immagine. Ehi. Perché non vieni, eh? Harry. Oggi ho visto una cosa. Una cosa molto strana. Dove? Proprio qui fuori. Che cos'era? Non lo so, era una specie di creatura. Oh, beh, scusami, Rocky, ma temo proprio di non seguirti. Tanto, diresti che sono pazzo. Vieni, guarda, li vedi quei 3 uomini? Io non vedo niente, Rocky. Ma guarda, lì sono lì, sono lì, lì. Ma dove? Cosa succede? Quegli uomini. Ma chi? Dove? Ma dentro la macchina. Ma non li vedi, sono lì. Che cosa c'è? Io non vedo niente. Ma sono lì, ma è possibile che non li vediate? No, ma dove? Su, venite, andiamo. Se ne sono andati. Chi se ne è andato? Ma guarda cosa hanno fatto. Ma ha visto chi è stato? Ma certo che l'ho visto, erano 3... Tre che cosa? Erano 3 creature. Senti, se hai visto chi è stato, devi chiamare subito la polizia. No. Niente polizia. Non mi credo.
riesco a crederci. Che ti succede? Non ti è mai capitato un blocco simile finora? È da settimane che non scrivi. Non ci riesco più. E perché? Non mi concentro. Come mai? Sono dappertutto. Chi è dappertutto? Ah. È inutile. Non mi crederesti. Sono il tuo agente da 30 anni. Niente ormai mi può stupire. Oh mio Dio. Che hai? Sono qui. Sono venuti a cercarmi. Ma di chi stai parlando? Tu non puoi vedere. Sono laggiù al bancone. Sono qui per me. Rocky. Hai visto? Uno di loro. Mi hanno visto. Vengono a prendermi. No! Rocky, fermati! Sì, Harry. Sì, ho delle scorte. Sì, sufficienti. E come faccio a sapere fino a quando andrà avanti? No, non posso uscire. Non posso. Perché non posso? No, 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 Harry, no. No, non puoi venire da me. Tanto non ti apro la porta. Non posso. Chi siete? Che cosa ho fatto di male? Voglio solo che voi andiate via e che mi lasciate in pace. Cosa devo fare per liberarmi di voi? Cosa devo fare perché mi lasciate in pace? È molto semplice, signor O'Bannon. Scriva di noi. Lei deve solo scrivere di noi e noi spariremo per sempre.
Thank you.